grano, avena, fave, fagioli, cicerchie, di tutto si buttava, ceci, ma a staia, tutta la roba, vino, olio e questa roba qui, poi faceva l'orto. Frutti per noi, insomma, c'era le pere, c'era le pere giugnoline, c'era le pere d'inverno, ora ce ne rimasti poi perché dietro di tanto nessuno gli cura. Ci sapeva peschi, ci sapeva ogni cosa, le mele, fichi. Fichi verdi facevano un solo di fichi, così. Nello stampo, no? Uno stampo di cosa sotto. Poi questo solo di fichi aperti per l'insù e sotto i cosi. Ci mettiamo noce e pinoli che li aveva, perché se andava alla fine a pigliare le fine ci mandavano poi un altro strato di fichi, tre o quattro strati e le veniva alta così. Poi le mettiamo a seccare, dopo un'ora levai il pane. Quando gli era levato il pane e che gli era cotto fagioli, perché i fagioli gli facevano un forno alla brace, mettevano questa, ci lasciavano la brace nel forno, ma dalla parte di là, e ci mettevano queste forme di coso, e gli era ricompanato, perché poi sei a mia santi lecchi. Questo si osservava tutto l'inverno. Perché poi dopo sopra ci mettiamo la vaniglia, lo zucchero a vela, insomma questa roba lì, e rimaneva bianco, però e lo chiudeva nella cassa, gli era una cassa grossa come qui il coso, come qui il divano, e ce ne da, veniva i fidanzati delle mie zie a fare all'amore a volte, rimaneva la cena la domenica e si era fuori un po' di eldo, e se no questo mezzo coniglio lo sera 11 che la poteva toccare. Perché poi la mia mamma lo faceva bene da mangiare, lo faceva tutti i pezzettini, poi faceva il battuto di salvia, era merino, poi ci metteva il pepe e il sale, poi gli faceva un buino vicino all'osso, veniva arrosto morto, capito? E veniva un intintino, l'intinto come diano a Firenze, che gli era una cosa meravigliosa perché lo faceva Gigi. Colorire da tutte le parti, nella teglia. Allora c'era il fornello, il fuoco, tu pigliavi la brace, dai il fuoco e lo mettevi nel fornello e con quella sventola dai, dai. Quando gli era rosolato la ci metteva 2 dita di vino e dopo per fare l'intinto la prendeva un mezzo bicchiere, un pochino di vino, un po' d'acqua e una puntina di farina e lo faceva ritirare. Quest'altri giorni erano. O facevano delle frittatine, poi la rosolavano con il pomodoro, pomodori ripieni, insomma, col battuto, sì, zucchine ripiene, con un ovo, mettevano una salsiccia, un ovo, un po' di formaggio e il ripieno delle zucche. Facevano tutto un affare e ne mettevano un pochino nella zucca. Poi in teglia, ecco il fornello, le veniva con 2 pezzetti di zucca, si era bello a posto. Quando c'era pomodori gli facevano ripieni con il tonno, il ghiaccio, se no col battutino aglio e prezzemolo e un po' di pan grattato e via. E mangiare gli era un po', via. Il baccalà non comprava sempre, stava allora. C'era sempre attaccato un salotto, a volte non si arrostia così, si mangiava parecchio pane. E pulenda, un giorno sì e un giorno no era pulenda. Qualche volta ho la ringa anche io le facevano un pezzettino così e ci si metteva olio aceto e l'olio ci sapeva, l'olio non ce l'ha mai faceva puzzare l'olio con l'aceto si tuffa il pane e la pulenda o se no condita con funghi perché gli andavano a cercare funghi gli seccavano il cammino fino a Roli poi facevano il sugo di funghi per la pulenda. E se no anche di foro fatto rosellì con l'olio, poi tagliava a fette, la pulenda è con di olio e poro soffritto e formaggio. E la sera una pulenda così, e poi il filo di rocchetto la tagliava a fine fine nei piatti. E la mattina la arrostia si faceva buchi e ci si riempiva d'olio e si mangiava arrostia in quella maniera. Il giorno dopo per desinare friggevano questa pulenda che non se la mangiava la mattina. E il pane santo lo chiamavano. Figliavano il pane, le fette di pane, le zuppane, il latte e poi le passavano nella farina e poi lo friggevano e gli era il pane santo. Insomma, facendo piano,
però non mancava nulla, ecco, anche lo zucchero c'era sempre in casa, non c'è il caffè, no, perché non usava acqua sempre. Però la pentola della brodo nera la c'era, gli era caffè anche quello. Era una bella pentola sull'acquaio, e si pigliava.